dell'Unione Europea e soprattutto di futuro dell'Europa. Lo facciamo con Francesco Grillo dell'Università Bocconi. Grazie per essere con noi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Si è tenuta a Siena in questi giorni, si sta credo concludendo nella giornata di oggi la quinta conferenza di Siena sull'Europa del futuro. Si discute non solo del presente, ma anche di tutto ciò che l'Europa che si sta costituendo deve fare per essere competitiva. E qua riprendo le parole anche dell'ex presidente del Consiglio Mario Draghi, ma non solo, anche per affrontare le sfide del nostro tempo. Ci racconta cosa è successo alla Certosa di Pontignano in questi giorni? Ma direi che è successa una cosa molto, molto bella perché abbiamo avuto la presenza di tutti e cinque grandi gruppi politici europei, quindi incluso i conservatori, il gruppo che è presieduto dal nostro Presidente del Consiglio, fino ai Verdi, Popolari, Socialisti, Liberali. Quindi è stato un confronto molto multipartisan e la sensazione è che quando si parla di problemi concreti, di sopravvivenza, si fanno immediatamente dei grandi passi avanti. Quindi sicuramente il punto di partenza è stato il rapporto di Mario Draghi, di cui lei parlava, che è arrivato qualche giorno prima della conferenza. Diciamo, rispetto a quel rapporto che prospetta una necessità di trovare 800 miliardi di euro all'anno come investimenti addizionali per anno, abbiamo cercato di capire, di identificare delle idee per come dire, mettere a terra alcune di queste idee nei prossimi mesi, perché l'ambizione di Draghi è molto, molto alta, ma chiaramente comporta anche delle difficoltà politiche, di primaria grandezza. Anche perché sono tanti anche gli interessi da bilanciare quando si parla di Unione Europea, non solo gli interessi statali, ma anche quelli regolamentari. Penso a stare al passo con l'innovazione tecnologica e dall'altro tempo, dall'altra parte, garantire per esempio il diritto alla privacy dei cittadini, alla libertà dei cittadini stessi. Ecco, di questi temi si è discusso in questa conferenza e non solo. Lei diceva, volevamo e vogliamo trovare proposte, idee concrete da presentare alla politica per trasformare le idee in qualcosa di realizzabile. Sì, diciamo che a proposito del digitale, molto molto vero, abbiamo un grandissimo ritardo. Per avere un'idea, negli ultimi 10 anni gli Stati Uniti hanno investito 350 miliardi di dollari in intelligenza artificiale, la Cina 100 miliardi, l'Unione Europea, messi tutti i 27 paesi europei, non arriva a 20 miliardi di euro investiti in intelligenza artificiale. Detto questo, alcuni gap rispetto agli Stati Uniti sono francamente incolmabili. Non riusciremo ad avere una chat GPT europea e sarebbe sprecare ulteriori soldi cercare di raggiungere gli Stati Uniti in questo tipo di leading edge, diciamo, ricerca, no? Quello che si può fare è utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale, parliamo di digitale, per trasformare completamente alcuni settori industriali in cui l'Unione Europea e i paesi europei hanno comunque dei vantaggi competitivi. Penso alle assicurazioni, penso all'intera industria farmaceutica. L'intelligenza artificiale ci dà la possibilità di trasformare completamente questi settori industriali e di acquisire nuovi vantaggi competitivi. Per voi che vi trovate quotidianamente ad analizzare le dinamiche anche politiche non solo dell'Unione Europea, l'Europa negli ultimi anni sta discutendo moltissimo del suo allargamento, dell'integrazione di nuovi stati al suo interno in un frangente geopolitico di grandissima instabilità, non solo la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente, ma penso anche alla guerra commerciale con la Cina. Come ci si deve approcciare all'iter di ingresso di nuovi paesi? Questa è una bellissima domanda perché mette in discussione la questione dell'equilibrio da trovare tra quelle che sono due aspirazioni antiche, no? Che definiscono Europa. Da una parte l'allargamento, che nella prossima fase include anche l'Ucraina, che è un boccone gigantesco da digerire, no? Visto la dimensione dei problemi anche. E dall'altra però la necessità di andare più veloci e di non essere continuamente intrappolati dai vetri.
In questo senso, la conferenza sul futuro dell'Europa, sull'Europa col futuro, ha generato un approccio che a mio avviso è estremamente interessante, mettendo appunto quasi d'accordo i grandi gruppi politici europei. Noi riteniamo che l'integrazione del futuro si farà tra chi ci sta, quindi la stessa difesa comune si fa tra l'esercito comune, si fa tra i paesi che ci stanno, e non necessariamente tutti e 27. Devono essere delle alleanze serie, ma devono essere delle alleanze che devono essere anche approvate dalle popolazioni, dai cittadini. Non è pensabile che l'Italia e la Germania mettano insieme i propri eserciti senza in qualche maniera consultare i propri cittadini. E infine devono prevedere anche delle clausole di divorzio, perché i matrimoni pensati per durare per sempre diventano poi delle gabbie, no? E quindi è necessario essere molto pragmatici, molto flessibili, e probabilmente quest'idea che noi abbiamo chiamato cluster of integration, gruppi di integrazione, il che significa andare a velocità diverse su diverse politiche, potrebbe essere l'idea da approfondire per mettere insieme l'allargamento e la coesione. Per trovare una chiave, prima di salutarla, con la pandemia forse tutto è cambiato, la pandemia ci ha messo davanti alla necessità di fare delle scelte più coraggiose, penso al fare debito comune all'interno dell'Unione Europea. La conferenza di Siena sull'Europa del futuro nasce proprio l'anno della pandemia, festeggia i suoi 5 anni dalla prima edizione. Quante cose crede siano cambiate in questi 5 anni? Quanto si è imparato? Quanto ancora invece c'è da fare? E torno qua sul debito comune. Lo stesso Mario Draghi ha detto, forse questa può essere una strada. Tre risposte rapide. Innanzitutto la pandemia ha cambiato l'approccio di tutti noi rispetto alla radicalità delle sfide che abbiamo di fronte, no? La pandemia ha raggiunto letteralmente tutte le famiglie di tutto il mondo e ha dimostrato che scenari che eravamo abituati a vedere soltanto in certi film apocalittici possono invece diventare molto, molto reali. Quindi questo accelera le sfide. La seconda chiave è che però devo dire che dalla pandemia avremmo potuto trarre delle lezioni molto più precise, per esempio studiando in che misura gli studenti possono effettivamente studiare da casa, no? Con le tecnologie, piuttosto che negli ospedali si possa fare diagnosi a distanza. Questo è stato fatto Telemedicina. molto poco. Esatto, telemedicina se ne parla. Era però necessario fare delle valutazioni, no? Perché probabilmente studenti di età diversa possono apprendere in maniera diversa, lo stesso vale per i pazienti. È stato fatto molto, molto poco, perlomeno pochissimo in Italia. La terza risposta sulla questione del debito comune, assolutamente sì, c'è bisogno di una nuova Next Generation EU, quella la grande operazione che fu lanciata proprio durante la pandemia dalla Merkel e da Macron. Però va fatta imparando anche le lezioni rispetto al PNRR, Next Generation EU. Diciamo che è stata una grande intuizione, nel PNRR e anche nel Next Generation EU non si vede una grande strategia. Per esempio, visto che stiamo parlando sulla sanità e sull'educazione, che furono i settori più colpiti dalla pandemia, il PNRR dava la possibilità di ristrutturare, no, il modo in cui facciamo scuola e sanità. Questa cosa qui nel PNRR non si vede assolutamente, nonostante l'ottimo lavoro, devo dire, che ha fatto Raffaele Fitto, a cui faccio i miei auguri per atterrare nella posizione che merita, diciamo, e che ha ereditato però un PNRR che non aveva strategia. Diciamo che sanità e istruzione sono anche quelle voci sulle quali poi nella scrittura della legge di bilancio, e siamo proprio Assolutamente. nei giorni più caldi, si sente forse rosicchiare sempre un po' di più da una coperta che è già corta. Francesco Grillo. Ecco, su questo proprio un'ultimissima Prego, prego. pillola. Sanità ed educazione. Noi siamo abituati a pensare alla coperta troppo corta. Se usiamo le tecnologie in maniera intelligente, anche quelle inventate dagli americani o dai cinesi, possiamo fare molto di più spendendo di meno. La sanità e l'educazione, per esempio, che sono cose importantissime, danno delle grandissime margini per fare questa cosa. Quindi non ragioniamo da, come dire,
con tutto il rispetto, ragionieri, ma cerchiamo di disegnare il futuro, che sarà un futuro completamente diverso dal XX secolo. Chiarissimo, e cerchiamo anche di disegnarlo raccogliendo le proposte che poi sono nate e nascono anche da un'interdisciplinarità come quella che è presente alla conferenza sull'Europa del futuro. Grillo, io la ringrazio per essere stato grazie con noi. Grazie mille. La aspettiamo nuovamente qua su TGCom24. Buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie.